Ciao a tutti, oggi vi mostro come realizzare questo abito qui con gonna arricciata e interamente foderato. L'abito è, insomma, il cartamodello è questo qui, il Myosotis di Dirandò, lo trovate in vendita sul mio shop online. C'è una versione con i volant sulle maniche e una balza, o quella più semplice che faremo oggi. All'interno della confezione trovate il cartamodello cartaceo, dove sono segnati anche le informazioni per i margini di cucitura che sono inclusi, e le istruzioni che sono sia in inglese che in francese. Vedete, all'interno dei libretti trovate tutte le istruzioni illustrate. La stoffa che ho scelto di utilizzare è questa qui, una mussola di cotone, e giù in descrizione troverete il link per iscrivervi anche alla newsletter dello shop per non perdervi i prossimi lanci. Insieme a questa mussola ho scelto di utilizzare un voile di cotone, perché la mussola comunque ha fondo bianco, quindi potrebbe risultare un pochettino trasparente in alcuni punti, e con il voile di cotone andrò a foderare appunto l'abito e a creare più coprenza. Ho tagliato tutte le parti del cartamodello nella mia taglia, che se vi interessa è la 36, e adesso vado a segnare le pence. Quindi ho fatto dei taglietti sulla parte bassa della stoffa e con il punteruolo vado ad incidere leggermente la punta della pence. Adesso praticamente con questi tre segni che ho creato andrò a tracciare la pence direttamente sulla stoffa, utilizzando un gesso con la punta molto sottile come questo qui di Prim, e mi aiuto appunto con la squadra per tracciare le linee sul rovescio della stoffa. Poi piego in questo modo la stoffa, quindi la parte dritta è verso l'interno, quindi è il dritto contro dritto. Faccio combaciare bene i taglietti, quindi le due estremità del triangolo della pence, e qui invece sul lato faccio combaciare con la punta, allineo con la punta della pence. Fermo con gli spilli e andrò a fare una cucitura dritta, e partendo dal fondo della pence fino alla punta. L'inizio della cucitura lo chiudo, quindi vado avanti e indietro con la macchina da cucire, poi mi tengo esattamente sulla linea che ho tracciato e quando arrivo alla fine non chiudo il punto, esco dalla stoffa, tiro i fili in maniera tale da averli più lunghi semplicemente, e poi vado a chiudere la cucitura facendo dei nodini. In questo caso io ne vado a fare tre, potete farne due, insomma come vi sentite più sicuri. Poi taglio l'eccesso dei fili e come vedete praticamente al dritto non si vanno a creare strane punte. Quindi le parti che compongono il cartamodello sono la parte dietro, che ho tagliato sia in mussola che in voile, quindi sia la parte esterna che la parte della fodera, e i margini delle pence, avete visto, li ho stirati verso il centro. Qui abbiamo le due parti sul davanti, tagliate speculari, anche qui sia in mussola che in voile. E anche qui ho già fatto tutte le pence, questa qui laterale l'ho stirata verso il basso, mentre questa qui sul basso l'ho stirata verso l'interno, diciamo, verso il centro. La stessa cosa l'altra, ovviamente sono speculari. Poi abbiamo due maniche, sempre tagliate speculari, queste qua solo in mussola. Questi qua sono i rinforzi che andranno all'interno per la bottonatura, anche questi sono speculari e li ho rinforzati con una teletta termoadesiva. Queste due sono le parti che compongono il colletto, due parti uguali, una non è rinforzata mentre l'altra l'ho rinforzata sempre con la stessa teletta termoadesiva, che è la H180 di Freudenberg, che trovate anche questa sul mio shop. Quindi l'ho semplicemente posizionata lato adesivo sul rovescio della stoffa, e poi ho sovrapposto, come avete visto, un pezzo, un ritaglio del voile, quindi un pezzo di cotone, tra la teletta e il ferro da stiro. In questo modo non rischio né di sporcare il ferro e comunque la teletta si attacca bene lo stesso. Poi invece per quanto riguarda la gonna abbiamo due teli in mussola e due teli esattamente uguali in voile di cotone. Iniziamo a cucire l'abito. Qui praticamente ho messo al dritto contro dritto la parte dietro e le parti davanti del corpino. Farò una cucitura sia sui laterali che sulle spalle, che poi andrò ad aprire in questo modo. Quindi apro i margini in cucitura, come vedete ho cucito esattamente allo stesso modo anche le parti del corpino con il voile di cotone.
i margini sono a 1,5 cm, sono già inclusi nel cartamodello. Poi ho posizionato al dritto contro dritto le parti, quelle della bottonatura, e ho cucito. Poi chiudo in questo modo la manica su se stessa e cucio i lati. Come vedete, ho anche rifinito i bordi e ho aperto qua la cucitura. Per l'orlo semplicemente ho rifinito la parte bassa della stoffa e poi la vado a piegare verso l'interno di 1 cm e faccio una cucitura. Per inserire la manica all'interno del corpino inizio praticamente dal basso, la stoffa ovviamente al dritto contro dritto. Faccio combaciare la cucitura della manica con la cucitura laterale del corpino. Poi faccio combaciare, diciamo, le tacche di riferimento sul davanti e il dietro, la tacca di riferimento sulla parte alta e lavoro le parti centrali. Quindi partite sempre dalle tacche di riferimento o comunque dalle cuciture che vi aiutano, insomma, a fissare alcuni punti e poi potete lavorare la parte centrale. Continuo a mettere gli spilli tutto intorno, poi ovviamente farò la mia cucitura, sempre una cucitura dritta, a 1,5 cm dal bordo. Adesso voglio praticamente andare a foderare l'intero corpino in maniera tale che i margini di cucitura o comunque tutte le pence eccetera rimangano all'interno, quindi praticamente all'esterno ovviamente avremo la parte dritta della mussola e all'interno la parte dritta del voile. Adesso vi faccio vedere che qui, ad esempio, sul giro manica ho racchiuso all'interno, quindi tra il voile e la mussola, i margini di cucitura del giro manica. Per cui aprendo questi due strati vedete che i margini rimangono all'interno. Adesso vi mostro come ho fatto con l'altra manica. Vedete che praticamente siamo a rovescio contro rovescio del mussole voile. Giro la stoffa in questo modo in modo da avere il dritto del voile a contatto con il margine di cucitura della manica. E anche qui mi aiuto come prima con i punti di riferimento, quindi inizio dalle parti delle cuciture, che possono essere appunto la cucitura del laterale, quella del corpino, poi le tacche di riferimento e fisso gli spilli poi tutto intorno. Non è semplicissimo, ci vuole un attimo di pazienza anche perché la stoffa, diciamo, in alcuni punti comunque tira un pochettino, però è assolutamente fattibile. Io in questo caso sto usando gli spilli, se vi trovate anche un pochettino più agili con le pinze potete anche preferire quelle. Comunque applico gli spilli tutti intorno, proprio come abbiamo fatto per il giro manica prima. Mi sistemo la stoffa in maniera tale da riuscire a focalizzarmi, insomma, sui punti che devo andare ad unire. E una volta che avrò finito di applicare tutti gli spilli, andrò a fare una cucitura sempre a 1,5 cm dal bordo. In questo caso mi tengo, diciamo, verso di me, praticamente cucio dal lato della manica, quindi dove vedo la cucitura precedente, perché andrò proprio sopra alla cucitura originale del giro manica. Dopo aver fatto la cucitura vedete che i margini rimangono all'interno tra i due strati di stoffa, giro al dritto per verificare intanto che quest'ultima cucitura non abbia alterato il giro manica originale. E poi se vedete verso l'interno il fatto che ci sia questo margine di cucitura molto alto, perché 1,5 cm comunque è tanta stoffa, fa sì che si creino queste brutte grinze. E quindi voglio andare a togliere un po' di volume verso l'interno. Quindi la prima cosa che faccio è spingere i margini di cucitura verso il voile e vado a fare una impuntura molto vicina al bordo, prendendo solo il voile e i margini di cucitura. Dall'altra parte l'ho già fatta, quindi adesso vi mostro esattamente che cosa intendo. Vedete, c'è una cucitura dritta che sta praticamente sul voile, che è molto vicina al bordo.
Questo mi permette di praticamente tenere fissi i margini in cucitura verso l'interno. Adesso semplicemente vado a rifinire il bordo a mezzo centimetro, quindi non è più di un centimetro e mezzo, vado a tagliare via l'eccesso e diventerà di mezzo centimetro. E questo è il margine in cucitura tagliato. Così c'ho meno volume all'interno e diciamo fa meno difetto anche all'interno. Anche in questo caso comunque verificate sempre prima di andare a tagliare la stoffa che tutti i passaggi precedenti vi soddisfino come risultato. E qua stavo sistemando semplicemente il corpino per farvi vedere che il geomanica comunque non fa difetto all'esterno. Adesso, una volta finite le maniche, andiamo a lavorare la parte davanti, quindi quella della bottonatura. Ho disposto, diciamo, la parte davanti del corpino, quella del voile, posizionandola esattamente sopra alla parte della mussola. Quindi faccio combaciare bene le pens, eccetera, eccetera. Faccio combaciare bene anche il bordo qui. Vedete, ho messo anche gli spilli e ripiego verso l'interno la parte questa qui di rinforzo della bottonatura. Vado a tracciare il bordo direttamente sul voile con un gesso e poi tolgo gli spilli. E praticamente giro in questo modo la stoffa per avere praticamente il voile e la mussola al dritto contro dritto. Tenete sotto il voile perché è più semplice e praticamente faccio combaciare il profilo, diciamo, del rinforzo della bottonatura con la linea che abbiamo appena tracciato. Quindi allineo bene e fermo ovviamente tutto con gli spilli. Dato che questo passaggio comunque non era previsto ovviamente dal cartamodello, è una cosa che vi sto facendo vedere io, se anche voi volete rinforzare o comunque foderare il corpino dell'abito. E in questo caso vado a fare una cucitura per unire i due pezzi a mezzo centimetro dal bordo, quindi sono 5 mm, proprio per non togliere troppa stoffa. Adesso, prima di andare a togliere l'eccesso di voile, lo rigiro verso il dritto per vedere effettivamente che la cucitura comunque non presenti difetti e che appunto la stoffa non si tiri in maniera strana, eccetera, eccetera. Quindi una volta soddisfatta, rigiro nuovamente al rovescio, taglio l'eccesso di voile, quindi rifinisco appunto, pareggio diciamo i margini in cucitura delle due stoffe a 5 mm e do una bella stirata. La stessa cosa anche dall'altra parte. Questo poi è il risultato finale del corpino foderato. Abbiamo foderato il geomanica, abbiamo foderato la parte davanti, qua anche l'altra manica. Adesso lo rigiro anche al rovescio per farvi vedere un po' come è venuto. E sono abbastanza soddisfatta in alcuni punti, specialmente diciamo la parte bassa del giro manica potrebbe tirare un pochino la stoffa. Secondo me questa cosa dipende dall'impuntura che ho fatto, forse ho tirato troppo la stoffa mentre la stavo facendo, però addosso non fa assolutamente difetto, quindi va bene così. Ora andiamo avanti con il colletto, la stoffa al dritto contro dritto, cuciamo qui nella parte alta, però lasciamo un centimetro e mezzo libero dal fondo perché dovremo piegare verso l'interno queste parti qui. Dopo aver fatto la cucitura, taglio via anche qui l'eccesso di margine di cucitura, quindi lo rifinisco a mezzo centimetro. In questo modo riesco a rigirarlo al dritto più facilmente e non fa difetto. Quindi mi aiuto con il ferro da stiro e man mano che stiro fermo diciamo i due strati di stoffa con gli spilli, perché così mentre si raffredda la stoffa prende bene la forma. Quindi vado praticamente a fermare insieme i due strati di voile e mussola, perché in questo caso andremo a lavorarli, insomma a cucirli come se fossero un unico strato. Quindi li vado a fermare insieme, ovviamente faccio combaciare le cuciture delle spalle,
il centro dietro, insomma cerco di pareggiare le stoffe il più possibile. Adesso apro, adesso piego a metà il colletto e vado ad incidere qui nel centro dietro. Praticamente in questo modo ho trovato il centro dietro del colletto. La stessa cosa faccio con il corpino, quindi lo piego perfettamente a metà e incido ma proprio pochi millimetri tra sia la mussola che il voile. E adesso apro in questo modo il colletto, posiziono il dritto del colletto contro, diciamo, il dritto del voile, siamo al rovescio comunque del corpino, e ho fatto combaciare prima il centro e dal centro mi muovo verso l'estremità, quindi sia il centro. Poi appunto uno spillo dove avevo la tacca di riferimento del colletto sul e praticamente quella la faccio combaciare con la cucitura della spalla e poi vado sull'estremità e poi lavoro le parti centrali. Qui mi stavo accorgendo che con gli spilli insomma facevo un po' di difficoltà e quindi sono passata le pinze per questo passaggio. Quindi appunto, come dicevo prima, cercate insomma il metodo che è più comodo anche per voi. Quindi riposiziono tutto con le pinze e continuo insomma a fermare l'intero colletto sul girocollo del corpino. Fate attenzione ovviamente a prendere tutti gli strati insieme, quindi la parte del colletto e poi le due parti di stoffa. Ho fatto una cucitura a 1,5 cm dal bordo e poi ripiego praticamente verso l'interno di 1,5 cm l'altra parte del colletto per rifinirlo. In questo caso qui sull'estremità praticamente ripiego verso l'interno sia il bordo laterale e poi ripiego nuovamente verso l'interno anche la parte, diciamo, bassa del colletto. Fermo tutto con gli spilli, qui avevo dei fili che mi avanzavano dalla cucitura precedente. Fermo ovviamente tutto con gli spilli e in questo caso potete scegliere se rifinire, diciamo, il collo, comunque chiudere questa parte qui con un punto a mano invisibile come ho fatto io o con una cucitura molto vicina al bordo. Ora riprendo il cartamodello e lo posiziono sopra alla parte davanti del corpino per andare a diciamo segnare le asole. Ovviamente avevo fatto un'asola su dei ritagli di stoffa, vi consiglio sempre di fare questa cosa, che così capite anche le dimensioni dell'asola che servono a voi, insomma, per il bottone che avete scelto. E adesso praticamente posiziono mi aiuto insomma con il cartamodello per andare a tracciare dove devono essere le asole. Ovviamente il cartamodello l'ho posizionato tenendo conto del 1,5 cm di margine di cucitura. Quindi ho segnato le mie asole con il gesso e le vado semplicemente a fare a macchina. Qui abbiamo l'orlo delle maniche, che vi faccio vedere come è venuto nel dettaglio, quindi ho ripiegato semplicemente verso l'interno di 1 cm. Qui il colletto che ho deciso appunto di chiudere con un punto invisibile a mano. Questo è il risultato. E infine abbiamo appunto i dettagli qui sulla chiusura davanti con le asole. Ho fatto un video dedicato su come si fanno le asole, lo troverete linkato giù in descrizione o a fine video. Da questa parte poi dovrò mettere i bottoni, ho fatto un sondaggio su Instagram per chiedere un consiglio a voi anche su quali utilizzare, vedrete poi alla fine del video quali ho usato. Adesso per la gonna vado a posizionare i due teli di mussola, il dritto contro dritto, e farò una cucitura sui laterali. La stessa cosa vado a fare con il voile, quindi la stoffa al dritto contro dritto e cucio insieme i laterali. Adesso metto praticamente il voile all'interno della mussola e anche qui come prima, dato che li lavorerò come se fossero un unico strato di stoffa, vado a fermarli insieme tutti nella parte alta.
fermo con gli spilli e praticamente farò due cuciture parallele per creare la ricciatura. Anche in questo caso ho fatto un video tutorial proprio dedicato a come si arriccia la stoffa se non avete il piedino per arricciarla, e anche questo ve lo lascerò linkato giù in descrizione e a fine video. Comunque tiro i fili in maniera tale da arricciare appunto la stoffa. E poi anche qui, come prima, semplicemente vado a fermare insieme i due strati di stoffa della parte bassa del corpino, faccio combaciare bene tutte le cuciture, le pants, questa parte è molto importante. Anche questa comunque appunto li tratterò come se fossero un unico strato di stoffa. E quando ho finito prendo la gonna e la giro in maniera tale da avere la stoffa al dritto contro dritto e far combaciare la parte arricciata della gonna, quindi la parte alta della gonna, con la parte bassa del corpino. Anche qui sto attenta innanzitutto a far combaciare le cuciture laterali della gonna con le cuciture laterali del corpino, quindi primissimo passo questo, e poi lavoro anche qui per sezioni, perché faccio combaciare bene sia il centro davanti che il centro dietro e poi lavoro praticamente a quarti la stoffa. Quindi se devo arricciarla ancora un poco la arriccio, distribuisco bene la ricciatura e poi fermo con lo spillo tutti gli strati di stoffa insieme. Siamo quattro strati di stoffa contemporaneamente in questo momento. Quando avrò finito faccio la mia cucitura dritta. Qui il vestito è al dritto, quindi controllate che la ricciatura vi soddisfi e solo se vi va bene poi potete togliere l'imbastitura, comunque le cuciture che abbiamo fatto per arricciare la stoffa. Quindi le scucite semplicemente o tirando i fili o comunque potete usare lo scucicoso, insomma il tagliasole. E dopo, quando avete scucito tutto, potete passare il bordo tagliacuci o punto a zig zag. Qui ho già fatto l'orlo e vi volevo mostrare che ho semplicemente rifinito con la tagliacuci il bordo, se non ce l'avete va bene anche un punto a zig zag, ho ripiegato verso l'interno di 2 cm la mussola e di 1 cm la fodera in wall. La fodera l'avevo, prima di fare l'orlo, l'avevo anche accorciata di 3 cm per averla più corta rispetto all'abito. Poi ho attaccato i bottoni perché insomma è arrivato il risultato del sondaggio e hanno vinto quelli bianchi opachi, quindi ho potuto applicare anche questi e questa è diciamo la parte del corpino una volta chiusa. Questo è l'abito indossato, mi è piaciuto tantissimo cucirlo perché credo sia un abito che mi sta molto bene, insomma mi valorizza e secondo me potrebbe star bene veramente a tantissime persone. Se ve lo state chiedendo, si infila dall'alto perché ovviamente la parte della ricciatura non è elasticizzata. Aspetto di sapere nei commenti che cosa ne pensate e in descrizione vi ricordo che trovate il link per acquistare insomma i materiali che ho usato nel video sul mio shop online e anche i link per seguirmi sui social. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!